La realizzazione di questa mostra ci ha portato a scoprire nel Cantico di Maria il Magnificat, sconfinate meraviglie in un continuo ventaglio di sorprese profetiche, già presenti nell'Antico Testamento. Un cantico tanto rivoluzionario quanto radicato nella parola di Dio, sempre antica e sempre nuova. Considerarlo attentamente nel suo testo, con l'aiuto del cardinale Carlo Maria Martini, abbiamo scoperto una densissima catena di citazioni veterotestamentarie, dove è notevole il richiamo di donne coraggiose. Anna, Miriam, Deborah, Giuditta, donne che hanno ricoperto ruoli importanti nel popolo ebraico e che hanno dato un sostegno determinante e autorevole nei momenti più drammatici, senza darsi delle arie, ma confidando nell'onnipotenza dell'unico Signore con canti, danze e invocazione al suono di tamburelli. Maria, recitando il Magnificat, ricorda queste donne, come se riassumesse dentro di sé tutta la rivelazione biblica nella sua parte femminile migliore. Un'altra caratteristica importante presente nel Magnificat è il ribaltamento radicale, per cui crollano tutte le ideologie e le convinzioni umane, per ridare a Dio il suo primato, che sta nel suo disegno, che detronizza ogni altro potere, tenuto in piedi da un ego che idolatra l'antidio, ovvero il maligno. Il potere che più attira, più manipola, avrà vita breve. La storia insegna il rovesciamento di troni di potere anche per la fede pura di un gruppo di giusti, Anawim, che credono nell'unico Dio. Ecco la sorpresa che si fa novità, che ribalta le sorti. Il mistero della grandezza che è il contrario del concetto umano di grandezza. Grandi davanti a Dio sono gli umili, i semplici, i poveri in spirito, gli unici, insieme al loro Dio, a sfidare con successo la tracotanza dei dittatori, dei ricchi boriosi e prepotenti. Non è nell'intento di Maria farsi modello del disegno divino, ma il Magnificat è lo specchio della donna ideale che in Maria trova il suo archetipo per la sua umiltà, per la sua fede e per la sua nobiltà d'animo. E qui non possiamo non pensare alla mistica speculativa medievale e a donne come Margherita Porete, la quale diceva che l'umiltà discende tesoriera e delle altre virtù madre. Il Magnificat è dunque un rovesciamento dei valori falsi che hanno vita breve e l'esaltazione dei valori divini che sono eterni. Ed è un ardente invito a cambiare il nostro modo di pensare per cambiare poi il nostro modo di vivere nei valori eterni di Dio. Esser Maria, la donna che ha posto tutta la sua fede nell'unico Dio.